Il Natale alle porte e le temperature che si fanno sempre più rigide tornano a ricordarci la necessità di non abbandonare in queste settimane più che mai le fasce di popolazione più in difficoltà. Il presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, Nicola Mattosce, il vescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti e il direttore della Caritas Pescara, Don Marco Paniello, hanno illustrato questa mattina il piano di accoglienza per senza fissa dimora. La rete ormai sul territorio è già organizzata, già, già sa cosa fare e mettiamo a disposizione sempre in collaborazione con il Comune di Pescara alcuni posti letto che sono già in via Gran Sasso oppure in, in alcuni alberghi che abbiamo convenzionato. Proseguono inoltre i lavori nel campus dell'accoglienza di Via Alento Pescara, una struttura per l'assistenza e l'accoglienza degli indigenti e per il loro recupero e reinserimento sociale. Il progetto, fortemente voluto e realizzato da Caritas Pescara e Fondazione Pescara Abruzzo, che ha acquisito in proprietà gli spazi per poi cederli incomodato all'ente caritativo, potrà ospitare fino a 85 persone tra prima accoglienza e dormitori e avrà una mensa da 200 posti, un riferimento per il mondo della solidarietà in tutta la regione. Il dormitorio e gli accoglienti box in legno sono già pronti entro primavera, permessi permettendo e grazie a nuovi contributi in arrivo dalla CEI, l'opera verrà inaugurata.